Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Come sempre vi invito a mettere mi piace al video, a dire la vostra nei commenti, a iscrivervi al mio canale attivando la campanella per non perdervi nessun contenuto. Quindi prima di iniziare vi chiedo di scrivere la vostra nei commenti, così potrò leggere tutte le vostre opinioni e potremo parlarne insieme. Monza 1, Genoa 0. Il Monza torna dopo un mese a vincere allo Power Stadium. Dopo diverse partite un po' sottotono, dei pareggi e delle sconfitte, arriva la vittoria. Una vittoria soffertissima perché è un Monza di cuore in piena emergenza, perché di fatto rispetto all'undici iniziale scritto nella distinta di Monza-Genoa ci sono due persone, due elementi completamente out. Uno è Pablo Marì e l'altro invece è Caldirola. Entrambi soffrono un problema fisico nei primi minuti. Allora attenzione perché il Monza parte già con una certa titubanza, un certo pericolo, e viene chiamato in causa Pedro Pereira, che è lui a fornire poi l'assist per il gol decisivo di Dani Mota. Partire dai top, però, prima di parlare in generale della partita, che sono Dani Mota voto 7, Danilo D'Ambrosio voto 6,5. Dani Mota finalmente è tornato, mi verrebbe da dire, un regalo di Natale, quello del portoghese. Inserimento perfetto su azione orchestrata dal solito Colpani, palla sulla destra per Pedro Pereira che si fa trovare pronto, azzecca un cross, cosa che negli anni scorsi non aveva mai fatto. Ottimo Pedro Pereira anche per quanto riguarda i top ieri. Mota, gol di rapina, un bel destro angolato che batte Martinez. Finalmente è tornato. Spero che possa essere un qualcosa che lo fa svoltare questa prestazione, in generale il gol, perché è comunque un giocatore importante. L'anno scorso ha fatto tante cose belle e quest'anno invece purtroppo ha fatto un po' meno. L'altro è D'Ambrosio, che invece si è fatto trovare benissimo preparato, fisicamente non ha sbagliato niente. Un difensore, un signor difensore chiamato in causa, sta risalendo piano piano la china a livello di prestazioni. Cioè, invece chi non riesce a ingranare del tutto ed è Lorenzo Colombo, voto 5. Lorenzo Colombo anche ieri malissimo, non ha lasciato il segno, deve fare molto di più, ma purtroppo sta vivendo un momento negativo. Al di là di qualche sprazzo, è un giocatore che ha bisogno di tempo, non so. Monza proprio con la punta non riesce a venire fuori. L'altro invece è Patrick Ciurria, voto 5,5. Aveva segnato un bel gol comunque di destro su azione proprio di Colombo, tra l'altro. E invece poi è stato annullato, quindi al netto di ciò Ciurria poi non ha fatto benissimo come sempre. Anche lui un elemento misterioso, stranamente sta facendo abbastanza malino. Speriamo che comunque possa riprendersi, possa tornare il solito Ciurria. Quindi cosa va e cosa non va, per chiudere rapidamente: cosa va in questo Monza? Il cinismo, perché il Monza è stato cinico per quanto riguarda il gol, quindi comunque ha sfruttato benissimo l'unica occasione che è stata prodotta, e i cambi, perché comunque è entrato dalla panchina Dani Mota e Palladino ancora una volta è riuscito sapientemente a aggiustare i suoi elementi, gli elementi a sua disposizione. Quindi Dani Mota che entra e segna. Cosa invece non va? Sicuramente la questione punta e la manovra che è sterile. La punta perché Colombo non ha lasciato il segno, ancora continua a fare fatica, e la manovra sterile invece perché non si riesce a concretizzare. È vero, il Monza ha concretizzato l'unica occasione che di fatto ha avuto, però un'occasione troppo poca. Comunque il Monza ha dimostrato più volte di avere comunque voglia di creare, produrre gioco. Ieri è mancata, però ci può stare. Comunque il Genoa è una squadra molto fisica, che si difende molto bene, ha tirato tante volte verso lo specchio, se andiamo a vedere i numeri, il Genoa, mentre il Monza pochissimo, però alla fine il Monza l'ha portata a casa. E quindi ci può stare contro una squadra così fisica, così con un input molto, molto deciso di vincere comunque di misura. I 3 punti ci stanno e Monza comunque può andare avanti per comunque una buona posizione in classifica, e guardiamo con ottimismo al futuro. Può essere un piccolo, non incidente perché il Monza ha vinto, però può starci comunque una prestazione un po' sottotono. Grazie a tutti per aver visto questo video, vi aspetto qui sul mio canale presto con nuovi contenuti. Fatemi sapere la vostra, mi raccomando.